Allora, avvocato Emilio Gubbiotti, voi patrocinate, se ho capito bene, 72 dipendenti della Meraclon. Sì. Com'è nata questo patrocinio? Ma noi abbiamo, io e i miei colleghi abbiamo conosciuto questi lavoratori, questi operai di questa società nelle ultime settimane, devo dire. Era stata fissata un'udienza per questo processo il 2 di ottobre, doveva essere la prima udienza, e in quell'occasione questi lavoratori dovevano essere in qualche modo, o così riferiscono, dovevano essere assistiti e tutelati per altre vie o in altre forme, o comunque non dal mio studio e non dai miei colleghi. In quell'occasione c'è stata una sorta di, in qualche modo, di inadempimento da parte impossibilità più che altro di partecipare al processo da parte della difesa di un imputato, tra i molti imputati, e quindi Sono giustamente, 9, giusto? che sono nove, è tutto il management Il dell'azienda, nome più importante è quello di Giampaolo è quello di Fiorletta, Giampaolo ovviamente. Fiorletta e dei suoi altri colleghi, così possiamo definirli amministratori, diciamo di tutto il management quel management di quel periodo della Meraclon e della Meraclon Yarn, perché sono due le società. E quindi, insomma, gli imputati sono diversi e ai quali vengono attribuite diverse e più responsabilità, in taluni casi anche in concorso. In ragione quindi di questo grande numero di imputati e di questo ipotetico grande numero di lavoratori, quindi di ipotetiche parti civili, oltre a quelle istituzionalmente già previste, quindi l'INPS, la Regione e altre, I insomma, i sindacati. sindacati ovviamente. La platea quindi in questo processo deve essere molto ampia. In quella data c'è stato così ci riferiscono, questo impedimento da parte di un collega della difesa di un imputato, e quindi c'è stato un rinvio al 30 ottobre. In quella sede, tuttavia, alcuni tra questi lavoratori che potevano richiedere la costituzione di parte civile non hanno più avuto, in quel momento hanno scoperto di non poterlo più fare. Ora, le ragioni di questa impossibilità, che era estesa a sostanzialmente tutti, salvo alcune unità già precostituite, perché avevano scelto percorsi individuali e diversi, legittimi assolutamente, plausibili, ma parliamo di pochissime unità, la maggior parte, oltre il 90% dei lavoratori di queste due società, Meraclon e Meraclon Yarn, non erano stati messi, o non si erano trovati, o non potevano quella mattina avviare il deposito della loro richiesta di costituzione di parte civile, che sappiamo deve essere presentata entro e non oltre la prima udienza. Questa possibilità concessa dal presidente del collegio ad un imputato sostanzialmente, o meglio alla difesa di un imputato, ha consentito un rinvio al 30 ottobre Ha giocato a vostro beh, favore. comunque più che altro a favore di Dei questi lavoratori, dipendenti, sì, senza certo, dubbio. Ecco, sì. il nostro, e in quel, in quel, da quel momento in poi, soprattutto le colleghe Tania e Sara Giovannelli hanno iniziato ad avviare dei rapporti di conoscenza e quindi a studiare la situazione insieme ad alcuni lavoratori di queste società, e insieme a me e al collega Riccardo Falocco abbiamo cercato di costituire un gruppo di lavoro per consentire a queste persone di finalmente di redigere i loro atti di costituzione di parte Ecco, civile. voi non li rappresentate tutti i dipendenti, giusto? Mi ha detto No, 72, quindi diciamo la metà che il circa. 30 ottobre, quando adesso si è Sì. tenuta l'udienza, noi abbiamo depositato queste 72 richieste, divise per ovvie ragioni di comodità e di giusta, come dire, di giusto impatto professionale. Abbiamo diviso le deleghe in maniera paritaria tra tutti e quattro i colleghi. Noi rappresentiamo comunque complessivamente 72 lavoratori su una platea ipotetica possibile di oltre 200. Il 30 ottobre risulterebbero depositate circa 160 domande. Quindi, noi rappresentiamo circa la metà di queste
di queste richieste, quindi di questi lavoratori, gli altri evidentemente hanno fatto scelte giustamente legittime e diverse, si sono rivolti Senta, ad altri avvocato, luoghi. ha fatto un po' scalpore la richiesta, se sarà ammessa lo vedremo, anzi glielo chiedo subito, secondo lei sarete ammessi come parte Beh, noi civile? diciamo, possiamo dire questo, i presupposti giuridici, giuridico-processuali, ma anche di diritto sostanziale, cioè la domanda dei lavoratori, la domanda e quindi la richiesta di risarcimento è assolutamente plausibile. Perché c'è un motivo, ci sono diversi motivi, ma quello principale è questo, questi signori hanno o avrebbero percepito degli emolumenti relativi alla cassa integrazione che hanno dovuto. Loro hanno lavorato per mesi, alcuni per molti mesi, in un regime di cassa integrazione che è stata concessa dagli organi competenti, quindi ovviamente attraverso i canali istituzionali necessari, Regione, INPS, eccetera. Loro hanno lavorato in queste condizioni percependo un salario ovviamente collegato a quelli che sono i parametri della cassa Ridotto, integrazione, che è ampiamente ridotto rispetto a quello ordinario, ma se dicevo, se saranno confermate le ipotesi formulate dalla Procura, è ovvio che a monte non sarebbero state legittime le richieste da parte del management delle società di accedere alla cassa integrazione e quindi c'è senza dubbio un danno patrimoniale. Questo è evidente, nel senso che se, no, se tutto fosse stato lineare e regolare. regolare, ecco, non ci saremmo trovati in questa condizione. Quindi, se non altro, la richiesta dei lavoratori va in questa direzione, cioè abbiamo percepito degli emolumenti determinati da condizioni che la Procura ritiene illegittime e penalmente rilevanti. E quindi hanno subito un danno, hanno subito Hanno subito un un danno, danno economico senz'altro sicuramente, patrimoniale, sì. evidentemente, come diciamo adesso un po' semplificando, ogni qualvolta si verifica un'ipotesi delittuosa e si conferma il configurarsi di una fattispecie criminosa, c'è anche un danno morale che deve essere corrisposto. Dicevo, mi scusi, però dicevo Prego. appunto una cosa che ha fatto un po' scalpore è l'entità di Della nostra richiesta, questi ma 100.000 guardi, euro. noi abbiamo lavorato anche su questo, come dire, no? Abbiamo cercato di lavorare insieme ai lavoratori stessi e di cercare di formulare una richiesta necessariamente di ordine forfettario. Perché? Perché 72 famiglie, 72 lavoratori corrispondono a 72 famiglie. Questo è un dato obiettivo, un dato di fatto. Ora, noi abbiamo chiesto 100.000 euro. Con una richiesta di provvisionale, poi se vuole magari ci torneremo su questa richiesta di provvisionale del 20%, perché noi riteniamo che era giusto fare una quantificazione forfettaria complessiva unitaria basata su alcuni criteri che attenessero al danno patrimoniale, quindi ai discorsi legati al salario e a quanto complementariamente ne consegue, ma anche al danno morale che posso assicurare è stato altissimo, per alcune famiglie è ancora altissimo, e subiscono il peso anche psicologico di questa disgrazia. Poi ci sono anche altre, come dire, voci ipotetiche di danno, per esempio il danno d'immagine. Lei sa che i manager di questa azienda in un certo momento, il momento in cui la crisi si è acutizzata, comunque ha avuto un'espansione un po' abbastanza, insomma, importante in città. Loro sono stati messi in una condizione di sovraesposizione anche mediatica e venivano descritti come fautori di chissà quali tipo di azioni eversive che in realtà non c'erano. Loro semplicemente agivano secondo quello che consente il contratto di lavoro, organizzavano scioperi, momenti di protesta, ma tutto nei limiti di quella che è la normale attività sindacale o parasindacale che ogni lavoratore in un'azienda medio-grande come quella può fare, mentre invece da alcuni venivano descritti come sostenitori o portatori di azioni eversive che in realtà tali non erano. Quindi, come vede, c'è un aspetto patrimoniale, c'è un aspetto morale, c'è un aspetto per taluni di ordine biologico. Alcuni hanno subito dei danni alla salute, alcune Alcuni di persone, questi certo, ex alcuni ex noi lavoratori. Ecco, abbiamo raccolto storie di. mi scusi, ma Prego, poi, prego, prego. sì, no, no, poi ci torniamo su questa cosa, ma ecco, ma quanti di questi dipendenti o ex dipendenti lavorano ancora alla Beh, no, Miracolon? La maggior la maggior parte parte. direi complessiva, seppure in condizioni tuttora non ordinarie, altalenanti e comunque
complesse, non regolari, per quella che era la loro posizione professionale e di lavoro di alcuni anni fa, prima che accadessero questi determinati fatti. Esiste ancora un'attività di cassa integrazione, vengono sospese regolarmente le attività produttive, ci riferiscono alcuni lavoratori che, e forse questi nella complessiva situazione negativa sono i più fortunati, vengono trasferiti presso altre aziende, una sorta di, come dire, di somministrazione altrove del lavoro, cioè vengono distratti presso aziende, adesso non le cito per un discorso di delicatezza, ma insomma vanno a lavorare altrove in un accordo ovviamente legittimo e legittimato, però ecco, l'ordinarietà della loro attività professionale è stata completamente stravolta. E questo disagio permane, e per taluni rimane anche il disagio psicofisico, rimane il disagio del dover sopportare impegni contrattuali attinenti ai bisogni primari delle persone, presi in un momento di sicurezza contrattuale, quindi precedente a questa fase dalla quale emergono queste ipotesi delittuose, persone che avevano contratto mutui calmierati e calcolati e parametrati su quegli stipendi e ora si trovano a doverli onorare con entrate mensili della metà praticamente, Dimezzare. dimezzate. Noi abbiamo conosciuto famiglie, le continuiamo, come dire, a conoscere perché ora noi lavoreremo per mesi, forse per anni, purtroppo, a contatto con questi lavoratori, fino alla fine del processo, ci sono persone che mantengono i figli all'università, perché noi abbiamo tra i 72 nostri, miei e dei colleghi Falocco e Giovannelli, clienti, lavoratori, noi abbiamo ragazzi di 30 anni o anche meno, che vivono ancora in una situazione familiare più semplice, magari con i genitori o comunque non hanno figli. E ci sono però anche famiglie, lavoratori che mantengono uno o due figli all'università, la maggior parte comunque con figli in età di scolare, alcuni hanno bambini piccoli, alcuni hanno familiari invalidi che devono in qualche modo supportare, sostenere, e un conto è farlo con stipendi di, mediamente, prendiamo questo numero che dico così, un po' per darci un parametro, sulle 1.300, 1.400, 1.500 euro al È un mese conto con 700, è 800. assolutamente, no? Come Certo, dire, un sì. disagio terribile, e che in alcuni casi precisi, che noi abbiamo bene descritto nei nostri atti di costituzione e che comunque c'è la documentazione agli atti che lo attesta, che lo conferma, c'è un disagio difficile anche da, in qualche modo, da compensare. Non c'è una via d'uscita molto comoda per queste persone. Alcuni attingono ai loro risparmi se ce l'hanno, altri fanno di necessità virtù. Qualcuno ci riferisce, sta ragionando se vendere, per esempio, gli appartamenti presi con mutui. Altri, anche questo ci è stato detto, hanno evitato che i figli proseguissero la loro attività accademica in case prese, come fanno la maggior parte Certo. dei ragazzi ternani che purtroppo devono spostarsi altrove per studiare, le spese si devono ridurre, cioè la vita di queste persone, della maggior parte di queste persone, è sensibilmente cambiata. Posso aggiungere una cosa: queste vicende che hanno avuto un impatto veramente terribile sul quotidiano di queste persone sono state considerate dalla città, da questa città, forse non troppo in maniera puntuale. C'è stato un momento storico, cioè il momento in cui è esplosa la bomba Miracle, che la città, ovviamente, e devo dire anche le istituzioni, comune, la provincia, cioè i livelli istituzionali più alti si sono occupati della vicenda, ma poi dopo, nel momento in cui è esplosa la bomba Miracle, però poi dopo noi abbiamo constatato che per i mesi successivi, ovviamente c'era un'indagine della procura in corso delicatissima, ripeto, con 9 imputati, quindi un discorso complesso, però poi queste famiglie, esplosa la bomba, hanno dovuto gestire il disastro, non è finita lì. Sì, è vero, hanno percepito la cassa integrazione, ma se questo processo dovesse portare ad una dimostrazione, dovesse in qualche modo la fine di questo processo dovesse dimostrare che quella cassa integrazione, che quelle attività poste in essere dagli imputati Erano illegittime. erano illegittime,
non è che poi queste famiglie facilmente ripartono dal giorno prima che esplodesse la bomba. Ormai sono passati degli anni e i danni sono rimasti, cioè la linea è tracciata. Siccome lei mi chiedeva sulla domanda, sulle Sì, 100.000 euro di danni, io torno lì, in sì, questo discorso per tornare lì. Noi dobbiamo, noi avvocati che tuteliamo e che patrociniamo queste persone, dovevamo e dobbiamo provare a chiedere una somma che in qualche modo per loro possa servire da compensazione, seppure minima, e in qualche modo che li possa rimettere in una condizione meno disagiata, di quasi diciamo. normalità, che Ecco. mai tornerà, per alcuni mai tornerà. Ma senta, lei parlava di provvisionale, ma per la provvisionale dobbiamo attendere, si deve attendere il terzo grado di No, giudizio senz'altro no, noi oppure, dobbiamo verificare innanzitutto, e questa è la cosa più importante, che siano ecco. ammesse le Ammesse, contestazioni delle certo. parti civili, Sì. dobbiamo sperare che il processo, e questa è la mia speranza, dei colleghi che lavorano con me e credo di tutti gli avvocati che sono in campo e della procura senz'altro, che questo processo sia abbastanza rapido, perché poi, come tutti sappiamo, il miraggio della prescrizione si avvicina sempre di più, no? Questa è una cosa, fa parte del gioco, nel senso il codice lo prevede, noi non possiamo fare finta che non esiste, però è vero che già adesso noi ci rivediamo il 5 marzo, in questi, diciamo, circa 4 mesi che ci distanziano, poco meno, e noi di fatto non succederà nulla. Noi non ci sarà nessuna attività complementare, noi ci rivediamo il 5 marzo per ripartire nuovamente. Quindi è un ulteriore Per capire se sarete ammessi. e per vedere se ci saranno le possibilità di essere ammessi. Poi da lì noi siamo ottimisti, vogliamo essere ottimisti nei confronti dei lavoratori, penso che loro lo meritano e che ci sia la fondatezza giuridica per essere ammessi. Qualora lo fossimo, poi dopo dovremo tutti, a partire dalla procura che ha fatto un lavoro, devo dire, molto significativo, insomma, molto anche rapido, dovremmo verificare le responsabilità di ciascun imputato e capire se le nostre domande sono collegabili a questo o a quell'imputato o insieme. La maggior parte delle situazioni che vengono, dei crimini che vengono contestati, sono così considerati in un'ottica di concorsualità. E quindi, insomma, ecco, c'è da valutare. Ci sono da valutare molte cose. Ci sono da valutare, concludo su questo, anche le strategie, le scelte processuali degli imputati. Perché non è detto che tutti procedano sullo stesso binario. Questo è normale, fa parte delle scelte, ripeto, professionali dei colleghi che assistono i vari imputati e anche come dire, dalle accuse che gli vengono Mossa, contestate, certo. mosse, insomma, ecco, bisogna capire un po' come si muoveranno, quali saranno le dinamiche dei prossimi mesi. Io ho detto a tutti, ma non per mettere la mano avanti, tutti sanno, e devo dire, ho trovato le persone molto consapevoli, dei lavoratori molto in gamba, che in queste settimane hanno studiato il codice insieme a noi, loro hanno capito che il discorso è un po' lungo. Speriamo non sia lunghissimo, Ecco, ecco. certo. Per concludere, Avvocato Gubbiotti, brevemente, che tipo di esperienza umana è stata? È questa qui per voi? Guardi, noi, devo dire, io e i miei colleghi non abbiamo, questo è un dato obiettivo, quindi non c'è niente di strano, ne, non abbiamo nessuno tra noi un'esperienza pluridecennale dell'attività di avvocati. Noi siamo avvocati tutti tra i 30 e i 40 anni, quindi, come dire, proprio cronologicamente era impossibile che qualcuno tra noi portasse una grande esperienza professionale. Però non abbiamo mai, nessuno tra noi, come dire, avuto un approccio così informale, così diretto e così pieno di valori umani. Noi ci siamo arricchiti moltissimo da questo punto di vista. Abbiamo conosciuto un numero, decine di famiglie, perché sono 72 persone, abbiamo raccolto storie personali, in alcuni casi incredibili. Abbiamo visto fare i conti per vivere giornalmente, salti mortali che non credevamo nemmeno fossero possibili, cioè persone che hanno veramente organizzato la loro vita Sulle €700, per sulle esempio. 700 euro, poco più. È stata una grande esperienza, lo è ancora, lo sarà nei prossimi mesi. Io voglio segnalare che ci tengo a questo, più di
di altri aspetti, la città di Terni deve stare vicino a queste persone. Questi lavoratori rappresentano comunque un'azienda sana. Alla Meraglo negli anni si fa un prodotto ottimo, si produce c'è una produzione richiesta sul mercato. Siccome in questa città, in questo momento, c'è una crisi drammatica industriale dell'indotto, è ovvio che tutto il discorso è sempre collegato alla grande fabbrica. Questo lo sappiamo, non lo neghiamo, il problema centrale è lo stabilimento siderurgico. Però quella realtà lì era, in parte, però in buona parte lo era, un'isola se non felice, quantomeno sufficientemente serena. C'era e c'è un prodotto buono e tutto il polo chimico, così inteso, che peraltro è diventato tessile, se vogliamo essere più precisi, perché queste persone, per inciso, lavoravano per anni, hanno lavorato con un contratto chimico che offre determinati privilegi e garanzie, e poi si sono trasformati in tessili, per ragioni ovviamente legate ai contratti di adesso non entriamo in questo discorso, però lì c'è un prodotto buono, ci sono delle possibilità di mantenere in piedi quel settore produttivo. La città di Terni, che vive complessivamente un disagio, una crisi, come la maggior parte del paese, ma insomma qui da noi è in questo momento in una fase acuta, molto acuta. Dobbiamo tenere presente la situazione della Meraglon e tenere l'attenzione viva, perché se lo meritano quelle famiglie, se lo meritano tutti quei lavoratori, e credo che anche la città debba, quando ci sono situazioni di questo tipo, tutelarle, debba comunque conoscerle, ci debba essere un'attenzione. Grazie avvocato, buon Grazie a lavoro. voi, grazie a lei.